Il prossimo anno Special Olympics compirà 50 anni. E il Resone Toscana è arrivato negli anni 80, come in Italia. Ad Arezzo è arrivato nel 2000, quindi ho la fortuna da 17 anni di conoscere questo movimento. E anno dopo anno conosciamo amici e negli ultimi anni il gruppo Estra, le società sportive vicine al movimento Estra ci stanno permettendo di continuare la semina delle culture e delle pratiche inclusive. Anche la comunità europea e anche organismi internazionali come l'UNESCO stanno sempre più sottolineando il valore dello sport in un'ottica sociale. Lo sappiamo tutti, ma forse ci ragioniamo poco. Cos'è questo mondo sportivo? Chi sono i volontari che fanno parte dello sport? Forse c'è bisogno appunto di lavorare insieme anche nel loro percorso formativo, ma non possiamo più ormai non escludere il fatto che le società sportive o scolastiche non hanno più una cultura. Le nostre scuole sono miste e dobbiamo lavorare per il fatto che tutti i bambini, le bambine, gli adolescenti, gli adulti possano fare sport insieme, anche le persone con disabilità. In questo percorso lungo questo premio è una ciliegina sulla torta, perché come spesso ho avuto la fortuna di ricevere dai familiari delle persone con disabilità, spesso non avere informazioni è una tragedia. Cioè, da oggi che so che esiste qualcuno vicino a casa mia dove poter fare sport insieme, cavolo, mi cambia la vita. Allora, qualunque sia la forma di comunicazione, ben organizzata come questa sicuramente è il massimo auspicio, ma comunque parlare di quello che accade nei territori genera informazione, curiosità e può cambiare la vita di altre persone.